Ma che succede? Che hai da Non fissarmi? posso farne a meno, non riesco a toglierti gli occhi di dosso. Oh, Ma Larry! no, dico sul serio, sei bellissima. E non solo questo, ma sei così dolce, così pura, un angelo. Dai, non è vero. Ma allora perché non passi il weekend con me? Cosa? Sì, il mio capo mi ha offerto di andare nella sua villetta di montagna. Già vedo la scena. Il cielo di un blu elettrico, il verde muschio dei boschi, i ruscelli limpidi tra i lamponi e infine il grandioso panorama. C'è un grandioso panorama? Sì, il mio. Niente da fare. Perché? No, lo sai bene che sono un'attrice. Devo restare vicina al telefono in caso mi chiamassero per un lavoro. Ah, che peccato. Sarebbe così bello lassù in montagna, soltanto io e te, ci pensi? E Jack Tripper. Jack Tripper? Scusa, chi è? Ma mi prendi in giro? No? Non lo conosci? Non l'hai mai sentito? Ah, Laura, sto parlando di Jack Tripper, il famoso regista, cara. Certo, Jack Tripper! Certo. Che cosa ha fatto di E cosa ha recente? fatto di recente? Santo cielo. Ecco, ha viaggiato molto, India, Cina. E ha vissuto in Giappone. Sì, è molto famoso in Giappone. E adesso ha deciso di tornare negli Stati Uniti. Gli hanno offerto di girare degli short pubblicitari, pensa. Short pubblicitari! Oh, darei tutto per fare uno short pubblicitario! È così che scoprono le nuove attrici! Vengo a prenderti alle 4. Alle 4? Oh no, non faccio in tempo, me l'hai detto troppo tardi. Ecco, ci sono. Dammi l'indirizzo della villetta e così ci vediamo lì. Perfetto. Senti, Laura, devo avvertirti di una cosa. Sai come sono gli artisti? A Jack piace passare inosservato. Se scopre che ti ho detto che è un regista, magari se ne va. Quindi non gli dire niente delle tue aspirazioni di attrice. Ma no, non devi assolutamente preoccuparti. Sta tranquillo, farò finta di Ah, niente. bravo, angelo mio, vedrai che uno shortino ci scappa. Insomma, tirati su, non riesco a Ti parlarti. sento lo stesso. Jack, devi per forza venire in montagna con me. Larry, è una settimana che passo i giorni a lezione e le notti a studiare. Sono distrutto. Tra poco ho un esame importantissimo, quindi devo assolutamente riposarmi. Ok, Jack, d'accordo. Volevo solo farti un favore. Non ho la minima intenzione di stare a pregarti, ecco. Direi. Ti prego, Jack. Oh, no, no e guarda, Chrissy, le languide dichiarazioni di una volta. Larry, no. Sì? non credo che Jack si sia ancora deciso a mettere su famiglia. Che succede? Ho cercato di spiegargli che sono troppo stanco per passare il weekend in una capanna isolata dal mondo. Oh. Capanna? Ma stai scherzando, spero. È il mio capo che la definisce casetta, ma vedrai che sarà sicuramente un meraviglioso chalet. Insomma, per intenderci, di quelli col caminetto, la cucina Che bello, già me attrezzata. l'immagino. Senti un po', perché non inviti anche noi? Non mi dispiacerebbe passarci un paio di Ma giorni. certo, perché no? Una di queste settimane, se la casa è libera, potete essere miei ospiti. Ti prego, amico mio, ti Larry, mi prego. dispiace, non vengo in campeggio. Campeggio! Ah, questo mi ricorda quando sono andata a comprare un sacco a pelo che spasso. Veramente non mi ricordo nessun sacco a pelo. Ah, no? No. Allora te lo devo proprio raccontare. No, Chrissy, non fa Dunque, è niente, non è il successo caso circa di... un anno fa, giorno più, giorno meno. Ero stata invitata in campeggio. Allora sono andata ai grandi magazzini e ho visto uno stranissimo sacco a pelo. Era rosso, blu, con stelle e strisce bianche. Oh, Jack! Oh, sarebbe stato perfetto per te in questo weekend. Ad ogni modo, lì vicino c'era un graziosissimo vestito rosa in liquidazione. Naturalmente avevo bisogno di un paio di sandali che si intonassero con il vestito. Così ho girato tutta la città per trovare dei tacchi alti che fossero comodi. Scusami, I sandali non erano non del colore trovi che... giusto, così li ho fatti tingere perché si intonassero con la borsa che avevo comprato mentre cercavo i sandali. Alla fine non potevo fare a meno di una giacca e la commessa. Oh, quella ragazza era una cosa. Sì, Chrissy, ok, sicché hai comprato un sacco a pelo. Non ce l'ho fatta. Dopo aver comprato tutte quelle cose avevo finito i soldi e così ho dato l'addio al sacco a pelo. Ma Chrissy, scusa, non hai detto che volevi prestarlo a Jack? Sì. Душу до дна.
lo avessi, ma non ce l'ho, così non glielo do. Tanto non ci va, quindi a che cosa gli servirà, no? Ma che ti prende? Che hai? Che succede? Niente, niente. Anche Janet ha bisogno di riposo, vero? Oh, Janet, ciao! Beh, come stai? Vuoi saperlo davvero? No. Ma dov'è Jack? Guarda, è lì, disteso sul divano. Oh, allora siamo già a metà strada. Ciao, orsacchiotto mio. Ciao, Lana. Adesso no, scusa, sono troppo stanco. Fra un secondo vado a letto a dormire e ci resterò per tutto il weekend. Non vedo l'ora. Verrò a farti visita ogni 10 minuti per rimboccarti le coperte, cantarti la ninna. No, un momento, che cosa ho detto? Questo weekend? No, volevo dire il prossimo. Questo weekend vado in montagna con Larry. Non è vero, Larry? Scusa, a che ora hai detto che partiamo? Non me lo ricordo più. Entro un'ora. Ah, sì, in questo caso svegliami fra 59 Perfetto. Minuti. Perfetto. Ci vediamo, ragazzi. Ciao, Ciao, Larry. Larry? Sì? Scusa, ma che fretta hai? Faccio le valigie. Senti, posso darti una mano? Adoro vedere un uomo che fa le valigie per andarsene. Sì, mi ricorda i miei 3 ex mariti. Non mi importa se c'è la cucina o il caminetto di pietra. L'importante è che ci sia un letto comodo. Certo che c'è. Ok, Larry, finiamola con gli scherzi. Dov'è lo chalet? Eccolo. Cosa? Siamo arrivati. Larry, ti darei un pugno sul naso, ma sono troppo stanco per stringere. Vai, rilassati. Vedrai che quando avrai fatto un bel riposino non sarai più così noioso. Coraggio, un ultimo sforzo. Vai in camera e stenditi sul letto. Vai, vai, sogni d'oro. Grazie. Contrarietà? Adesso sono sveglio e faccio gli onori di casa, signor Pugno. Voglio presentarti la bocca. Fermo. È stato un errore in buona fede, credi? Ciao, Lisa. Ciao, ragazzi. Cosa fai? Hai detto che potevamo venirci qualche volta. Sì, così abbiamo scelto di venire questa volta. Ragazze, mi dispiace da morire, ma non potete restare. Cosa? Dovete andarvene. Quando? Come? Perché? Dove e da dove? Come hai detto, scusa? Siamo a piedi. Un amico che passava di qui ci ha dato un passaggio. Allora, benvenuti al paradiso di Larry. Cosa? Andiamo. Non mi direte che lo chalet è tutto qui. Che buffo. Questo posto mi ricorda la fattoria di mio nonno. La fattoria? Sì, te lo ricordi il pollaio dietro la casa? E dove si va di qui? Ah, sì, quella deve essere la camera da letto. Ah, meno male. Lo so, è un po' strettina, vero? Che cosa fate qui? Cosa ci fa lei qui? Sono stato invitato. Si può sapere da chi? Da me, Larry. Non dovevo permetterle di sedersi sulla mia valigia. Ciao, Jack. Ora sì che non riuscirò più a dormire. Scusa, che ci posso fare? Non è colpa solo. Mia. No, tu sei solo. Laura! Larry, ma chi sono tutte queste persone? Non ha alcuna importanza. Se ne stanno andando quasi tutti, eccetto il mio carissimo amico Jack Tripper. Ai! Ciao. Ciao. Lo so che un vero uomo si riconosce dal suo sigaro. Eh? E un vero fumatore dell'Arizona preferisce Bandito. Cosa? E la donna lascerà suo marito se il suo uomo non fuma Bandito. Cosa? Costa dollari tres, ma ti dura anche un mes. Che mi trovi? No, aspetta. Forse la soluzione c'è. Non dire sciocchezze. Ti rendi conto che è un problema insolvibile? Siamo 7 persone qui dentro. Contaci, 7 e con un letto solo. A chi tocca di noi? In questi casi c'è solo un modo giusto per decidere. Sentiamo. Ah,
barambacci, cicocò, tre civette, oh, Chrissy, siediti, per favore. E va bene, quando ce ne saremo andati, ci sarà spazio per tutti. Troveremo un'altra casetta meno affollata, vieni, Laura. Ah, no, io voglio stare qui. Quassù c'è una vista che mozza il respiro. Ascolta, mancava anche la sanguisuga. Di solito non mi piace affatto fare sfoggio di autorità. Però tu mi costringi. O vieni con me, oppure torno in città da solo. Non correre in autostrada. Si preoccupa sempre per me. Ok, ho capito il sottinteso, allora resto qui. Larry, devo assolutamente dormire. Ora, al più presto. D'accordo, senti, sul retro c'è una maca. Fossi in te ci proverei, non si sa mai. Buona idea. Sogni d'oro, eh? Senti, Larry, avrei una piccola proposta, se non ti dispiace. No, calma, calma, Janet, aspetta, uno per volta. Dunque, innanzitutto voglio mettere in chiaro una cosa, ok? Sentiamo. Questa specie di casetta è mia e ciò significa che a me tocca il letto. Sì, credo di aver capito, Larry. Vieni, Chrissy, io e te dormiremo in questa tenda. Scusa, ma non dobbiamo prima montarla? Lana, ti è mai venuto in mente che a un uomo piace essere lui a mordere, voglio dire, a corteggiare? Insomma, sei o non sei venuta con il signor Furley? Furley è andato in giro nel bosco a cercare fragole. A cercare fragole? Sì, adoro le fragole, quelle piccole. Così gli ho promesso che se me le porta questa notte gli farò da orsacchiotto. Ne sei golosa, sì. Ma ci vogliono ancora 3 o 4 mesi prima che maturino. Tanto non ho fretta. Spogliati. Non scappare, torno subito. Mostri, insetti, zanzare. Ehi, gente, sono loro che vi impediscono di dormire? Se la casa brulica di insetti e scarafaggi, spruzza un po' di ulca, il sole torna coi suoi raggi. Coccinelle, Laura, senti, piedi, Laura. Volano sui... Paglia? Vieni, andiamo. No, forza, aspetta. Non dobbiamo dare fastidio al caro Jack. C'è un altro verso. Un'altra volta. Ma che cosa le prende? Ricomincia a regalare dei sigari? Credo che l'altitudine stia facendo sentire i suoi effetti malefici. Già. Lana, guarda, le ho trovate fragole di bosco. Queste non sono fragole, sono semplici lamponi, non lo vedi? Non puoi chiudere un occhio. Ralph fa fare qualsiasi cosa per le fragoline di bosco. Fragoline di bosco, eh? D'accordo, le avrai. Aspettami qui, Lana, non scappare. Quando tornerò sarai tutta infragolata. Allora, piccolo Jack, che stavamo... Jack? Jack, dove sei?
Laura, sei meravigliosa. Attento, se fai così mi spettini tutta. Scusa. Se non riesco a dormire entro 5 minuti mi verrà l'esaurimento nervoso. Ambarabacci cicocò, tre civette sul cuore. No, aspetta. Jack, ascolta. Sai qual è il tuo problema? Sei teso, hai bisogno di rilassarti, di fare una nuotata. C'è un bel ruscello poco distante da qui, lo sai. Non insistere, non voglio nuotare in un ruscello, capito? Voglio dormire, riposarmi, ma non ci riesco, no, non ci riesco. Perché ogni volta che mi stendo arriva sempre qualcuno. Larry, aiutami, devo assolutamente dormire, ti prego. Larry, aiutami. Ehi, soffri di insonnia? Tarattarattatta. Se hai gli occhi aperti e non riesci a dormire, con la camomella l'insonnia puoi far finire. Buonanotte. Dov'è il ruscello di cui parlavi? Continua a camminare finché ti senti bagnato. Janet, quali sono i colori che li attirano? Scusa, chi devono attirare, Chrissy? I serpenti. Ma come faccio a saperlo? Non ti arrabbiare, sto decidendo quale camicia da notte mettermi, quella blu o quella rossa. Mettiti quella rossa. Stai scherzando, quella blu è più bella. E mettiti quella blu, allora. Scusa, Chrissy, ti dispiacerebbe aiutarmi a montare la tenda? Tieni, picchia sull'ultimo paletto, io cerco di tirarla su, ok? Coraggio. Spero che non siano come i tori. Che? I serpenti. Cosa? Lo sai come fa il toro? Se vede rosso, attacca. Chrissy, non ti preoccupare dei serpenti, loro non fanno la corrida. Non c'è bisogno che ti arrabbi in questo modo. Ora batti il paletto o dormiremo all'agghiaccio. Aiuto! Aiuto! Chrissy! C'è un serpente! C'è un serpente! Ecco! Che schifo, che pesca! Aiuto! Zitta, zitta! Non ci riesco! Ho capito, sta calma! Credo di averlo ucciso! Controlla! Sì! Vediamo, hai ragione, è vero, l'hai ucciso. Questa corda non morderà più nessuno. Mi dispiace, ho ucciso una corda incolpevole. Oh my darling, Clementine, la la la. Jack! Sì? Hai visto Laura? No, mi hai dato un buon consiglio, mi sento perfettamente in forma. Che ti dicevo? Ah, che goduria, ora sì che posso dormire, torno a casa e mi metto a letto. Ah, sì? Certo, mi passi i vestiti, per favore? Larry? Larry? Larry, dove sei? Ciao Tarzan, posso appendermi al tuo ramo? Via! Non ti avvicinare. Mamma? Lana? Non mamma. Lana, non mi sembra il caso. Mamma. Finiscila, potrebbe arrivare qualcuno. Lana, ti scongiuro, è un gioco pericoloso. Oh no, proprio quando stavo arrivando alla risposta. Per favore, cucciolo mio, non gli dire che sono qui, ok? Lana, dove sei? Ti sto... Hai visto Lana? Vuoi scherzare? Io non ci vengo tra i cespugli con te. Ma che... maledizione. Jack? Che c'è? Va tutto bene? No, le zanzare mi stanno mangiando vivo. Fatemi entrare, non voglio morire giovane. Va bene, ma niente scherzi, eh? Non vi accorgerete nemmeno che ci sono. Sì che me ne accorgo, mi hai messo un gomito nel naso. Terrò le braccia lungo i fianchi, ok? I tuoi fianchi, per favore. Scusa. Buonanotte. Buonanotte. Dai, Chrissy, smettila, mi fai il solletico. Io non ho fatto niente. Scusami. Va bene, cambiamo posizione. Come vuoi. No.
Non sono stato io. Non te ne approfittare. Togli quella mano, Jack. Quale mano? Credevo che fossi stanco. Non fino a quel punto. Fuori! Scalzone, maniaco! Che non sei altro! Vergogna! Approfittarsi così di due povere ragazze. Sei un animale, ecco cosa sei. Sì, un animale del bosco. Peggio, del sottobosco. Giusto, un sottoanimale. E poi qui c'è posto solo per due persone. Chrissy? Che c'è? Vuoi togliermi il piede dalla bocca? Jack! Mio piccolo Jack! Apriti! Cucciolone! Ma dove sei? Apriti! Fammi un segnale! Maledetta! Jack! Senti, io non resisto più, devo saperlo. Ti sono simpatica. Ma certo, che discorsi? Oh, allora usami. Che cosa? Ti prego, Jack, usami. Laura, che succede? Jack, vuoi usarmi o no per i tuoi short pubblicitari? Short pubblicitari? Ma certo, non sei un regista della televisione. Non fai gli short pubblicitari? Io non sono un regista, sono uno chef. Cosa? Ma che significa? Mi hai fatto fare una figura da povera deficiente. Ehi, sono sconcertato quanto te, cara. Saranno 9 anni che lo conosco e solo adesso scopro che mi ha sempre mentito sfacciatamente. Ma... Si può sapere di che diavolo stai parlando? Sta zitto, mascalzone! Laura, perché non torniamo alla casetta e facciamo le prove? Fattele da solo, porco! Io me ne torno a casa! Addio! Laura, aspetta, non te la prendere! Finalmente! Eccoti qui! Lana, che piacere vederti! Mi apri la lampo, per favore! Credevo che non me l'avresti mai chiesto! Eccomi di ritorno! Indovina che c'è qui dentro! Ma queste sono fragole! Ralph, è impossibile! Ma dove le hai trovate? Al negozio di frutta del villaggio! Sì, ma ancora non basta. Ecco, vedi, io non mangio mai le fragole senza la panna, sai? Anch'io adoro la panna, eccola! Andiamo, tesoro, a montarla ci pensi. Oh, no, io... Ehi, venite qui, non lasciatemi solo! Sono solo. Senza l'ombra di ninfomani o rompiscatole. Ciao, formichine, buonanotte. Oh no, perché tutto a me? Dove siamo? Sta tranquillo, siamo tornati a casa. Abbiamo disertato anche sì, noi. Sì, già. Chiamate un dottore. Non serve un dottore, hai solo bisogno di dormire. No, voglio un dottore. Ma che ti serve, scusa? Vi ricordate le foglie con cui mi ero coperto? Sì, sì. Era Perus velenoso. Ah!